Mi piacerebbe che chi è interessato di voi provasse ad ascoltare, se non vuole leggere tutto il libro, ma almeno quei tre capitoli, o anche uno solo dei tre, insomma, del libro di Trumbo, e Johnny prese il fucile, perché è un libro particolare. È un libro che non ci può non soltanto colpire l'attenzione, l'immaginazione, ma ci turba. È un libro sul pacifismo, è un libro sugli orrori della guerra e su come l'uomo può essere trasformato da questa guerra, trasformato nella mente ma anche nel fisico. E in questo caso il protagonista diventa un tronco umano, perde tutto, perde gli occhi, perde gli orecchi, perde la bocca, il naso, perde le braccia, perde le gambe, ma sopravvive, sopravvive come un tronco, incapace di qualsiasi cosa, di qualsiasi movimento, di qualsiasi comunicazione con l'esterno. Nel nostro immaginario, nella nostra fantasia, è difficile che nessuno di noi abbia mai immaginato se stesso, come potrebbe diventare, come potrebbe essere, nel momento in cui gli venisse meno la dotazione dei sensi, la possibilità di vedere, di ascoltare, di mettersi in relazione con l'esterno, o la possibilità del movimento, e quindi semplicemente anche come diventasse questione insolubile quella semplicemente di girarsi nel letto. E qui il protagonista riflette, ed è in questa condizione, è in questa condizione a 20 anni, perché gli è scoppiata una granata in faccia. Sente e riflette sulla sua situazione. Tutto diventa un problema, una questione, ma non si lascia andare. E nello stesso tempo però c'è una disperazione, la disperazione anche di non avere lo strumento in se stesso per porre fine alla sua vita, cioè in una condizione tale per cui non può neanche compiere l'estremo atto di rinuncia, quello del suicidio, a una situazione che. E deve entrare nella dimensione del tempo. Tutto quello che gli è successo durerà per sempre, il sempre che sarà la durata di quello che gli rimane della vita. E lui non lo sa quanto sarà, ma non è capace, pur non accettandola, di porci fine. E quindi in questo libro ci saranno i ricordi, ci saranno i pensieri, ci saranno tutte le cose che passeranno per la testa di quest'uomo giovane, 20 anni. E saranno dette con una crudeltà, con una spietatezza, insomma, con una presa di coscienza della realtà di questa situazione, senza mistificazioni false, senza falsi sentimentalismi. Quindi una esposizione che ci turba, perché non è una metamorfosi surreale, mi viene in mente quella del naso di Gogol, no? O quella del seno di Philip Roth, racconti che potrete trovare, sempre letti da me, e nei quali comunque sì, possiamo provare a immedesimarci nel protagonista, ma sentiamo che la situazione è al di fuori della realtà, è surreale, è qualcosa che, come anche in quella di Kafka, anche se possiamo notare delle differenze tra ognuna di queste metamorfosi, chiamiamo così, ma sono situazioni o che rientrano, che portano, ma sono situazioni della psiche, sono situazioni che sono in qualche modo legate a proiezioni di fantasia, oppure che sono la metafora di
per raccontare altro, per raccontare quello che avviene nella mente, oppure per fare una critica di una società che non funziona. Ma in questo caso, in questi casi che ho citato, la trasformazione, la metamorfosi è un qualcosa che non, nella quale non ci proiettiamo mai completamente, perché sentiamo che non è possibile, che non succederà mai, che è un artificio letterario, un artificio del racconto, e la letteratura si giova di questi artifici, ne ha bisogno perché esprime un mondo del possibile e impossibile. Ma invece la metamorfosi che troviamo nel protagonista di Johnny prese il fucile è una metamorfosi umana che ci può toccare in ogni momento, perché la trasformazione del corpo in seguito alla malattia è quello che lui è in quel momento. Lo è diventato improvvisamente allo scoppio di una granata. Può essere quel qualcosa che ci tocca in ogni momento, anche a causa di una malattia, di una patologia. Pensiamo a tutto il discorso che c'è stato intorno alla fase terminale dei malati di sclerosi multipla, oppure nelle forme di distrofia muscolare estrema. Ricordiamo i casi di cui si è discusso, Welby. Sulla necessità, sulla voglia di farla finita, sull'impossibilità del protagonista di porre fine a una vita che non accetta più. E qui in realtà si realizza questo. Quello che cambia è il fatto che non è la conseguenza di un qualcosa di imprevedibile, di una patologia, di una malattia, di cui nessuna colpa. Qui c'è una responsabilità, è la guerra, è l'odio dell'uomo contro l'odio, ma è un qualcosa che noi ci procuriamo in qualche modo volontariamente e che subiscono esseri che non vogliono questo, o almeno apparentemente, sulla volontà o non la volontà, sulla responsabilità delle persone normali che non vogliono la guerra, ma ci sarebbe anche molto da dire, insomma, perché poi ognuno di noi forse anche in parte responsabile del fatto che pur non volendola si arrivi alla guerra. Forse questa domanda dovremmo anche porcela. Se qualcuno arriva alla guerra è perché anche indirettamente ottiene il consenso e ha la forza di mandare in guerra esseri che se ne sarebbero stati volentieri a casa. Ma evidentemente non hanno fatto abbastanza per impedire che qualcosa succedesse. Sta di fatto che questo racconto, il racconto del suo vissuto, momento per momento, del protagonista, di Johnny, non può non turbarci profondamente, non sconvolgerci, raggiunge anche dei momenti di intensa poesia. Ognuno di noi si sente o può sentirsi in ogni momento in quella situazione e pensa cosa succederebbe di sé se vivesse quello che vive il protagonista. E non può non sentire anche tutto quello che lui ci dice, non ascoltarlo con interesse, non assaggiare queste possibilità estreme di sopravvivere a una situazione estrema. E questo suo bisogno assoluto di comunicazione, di porre fine non riesce a porre fine, ma comunque di comunicare. È la cosa che gli manca di più, insomma, è la sua impotenza nel non avere più strumenti per relazionarsi col mondo, per difendersi da quello che gli potrebbe succedere, la mancanza assoluta di un'autonomia. E allora anche da questo racconto si capisce, no? Quanto siano importanti i nostri sensi, quanto sia
importante ciò che ci viene dato in dono dalla natura nel momento in cui nasciamo e come in qualche modo siamo responsabili di conservare al meglio quello che ci viene donato, responsabilità di cui non sempre siamo perfettamente coscienti.